Io credo che occorra fare chiarezza ed essere consapevoli del fatto che il messaggio dell'Evangelo è un annunzio di salvezza, di libertà, un annunzio che si propone, quindi non si impone alle persone e non può essere in alcun modo imposto, può essere proposto come Dio ha mostrato il suo grande amore. E in questo suo grande amore vuole raccogliere a sé l'umanità intera per mezzo di Cristo. Se si accetta questo messaggio, lo vogliamo accettare così com'è, senza cambiarlo, senza modificarlo secondo le nostre intendimenti, le nostre tradizioni, le nostre convinzioni personali, perché altrimenti noi rischieremo di illudere noi stessi e di non cogliere in pieno quella parola che il Dio ci vuole portare tramite le sacre scritture, e quella parola che lo Spirito Santo porta nella nostra realtà quotidiana. Anzi, Gesù stesso disse che quando si sarebbe andato a portare nei vari borgate, nei vari villaggi, l'annunzio del regno di Dio, quando sarebbe stato accolto la pace sarebbe stata in quella casa. Viceversa, dice, la pace tornerà su di voi, scuotete la polvere dalle vostre calzari, andate altrove. Infatti Gesù non ha mai inseguito nessuno. Quando si scandalizzarono per le parole, perché non coincidevano con la loro teologia, di alcuni giudei che erano inizialmente all'ascolto del messaggio evangelico, noi vediamo a un certo punto Gesù chiedere persino ai propri discepoli: voi ne volete andare via anche voi? E cosa disse l'apostolo Pietro? Da chi altri andremo? Noi abbiamo conosciuto che sei il Santo di Dio, tu hai parole di vita eterna. Ecco, questo sia il nostro atteggiamento, un atteggiamento di umiltà, di cammino cristiano su quello che è molto chiaro, ovvero che vi è un unico Salvatore, il suo nome è Gesù Cristo, colui che è stato inviato dal Padre per la nostra salvezza.